Allora, buonasera mister, come al solito cominciamo la settimana parlando della domenica. Mi sembra un déjà vu, non tanto per il risultato che magari insomma potrebbe essere anche giusto anche se giunto nei minuti di recupero, ma i due, altri due infortunati, come se non ce ne mancavano quest'anno, no? Altri due infortuni, di cui uno purtroppo stagione finita. Ferrari, L'ennesimo. l'ennesimo, Ferrari stagione finita, crociato. E Di Franco, il solito problemino muscolare, non c'era fermo qualche domenica. E niente, io quest'anno, credimi, non mi era mai capitato uno stilicidio così di perdere i giocatori tutte le domeniche. Noi se ne è persi sette dal 20 di agosto. Ma sette che non le recuperi, no? Sette e poi qualcuno ti rientra. Proprio. Vabbè. Dura. È dura. Parecchio dura ora. Speriamo il mercato di potenziare qualche pedina nuova. Vediamo. Invece torniamo sul discorso tecnico della partita. Peccato essere raggiunti nei minuti di recupero, però insomma io non c'ero, ma i miei ragazzi hanno tirato fuori quel carattere che si chiedeva la scorsa settimana, no? Sì, noi hanno fatto una buona gara e il risultato qua è giusto. Dispiace purtroppo aver preso il pareggio al 93esimo, però poi ecco, se siamo obiettivi si guarda tutta la partita, è giusto il pareggio. C'è il rammario, te l'ho detto, di questo gol preso nel finale di gara, però anche lì. Con un quarto d'ora fai subito un cambio. Al 20° del secondo tempo ne fai un altro. Che sai già che siamo in difficoltà, deve rivoluzionare tutta la squadra. Reggi, 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 ci sta che poi qualcosa concedi e alla fine è venuto fuori questo pari. Però ragazzi hanno dato tutto, facendo anche un buon primo tempo. E non c'ho da rimproverargli niente. Speriamo ora domenica, anche se risalivano meno matti, di rimettere in campo la solita ghigna e vediamo di raccogliere punti, perché noi ora abbiamo bisogno di punti. A proposito di domenica, hai già contattato tua mamma per la formazione? Sì, semplicissimo, mamma l'ha già fatta e speriamo che te l'ho detto. Le mamme hanno sempre ragione, Hanno poi. sempre ragione, speriamo che ci porti bene e si faccia il risultato. Ma notizie invece di qualcosa sulla squadra che ospiteremo? Senti, la squadra del San Quirino è una neopromossa, ma c'ha qualche giocatore importante, soprattutto nel reparto offensivo. Sono discreti davanti, ecco. Severino, Formiconi, Giustafori, mi sembra. Davanti sono temibili. Per il resto, c'è una vecchia conoscenza nostra, Meto, che già era in mezzo al campo. Poi per il resto ti dico la verità, non li conosco. Quindi ho preso qualche informazione, però sai, se non le vedi di persona non è che puoi poi esprimere un giudizio definitivo. Ecco. Vediamo un po' che succede. Tornando a domenica, forse la nota positiva, il ritorno al gol di Panfi. Sì, è stato importante. Ha anche fatto una buona partita, si è sacrificato parecchio. Oltre al gol ha creato anche un paio di situazioni importanti per fare il secondo, perché noi nel primo tempo si è avuto anche un paio di situazioni dove potevamo raddoppiare. Sì, è stato bravo, si è arrivato quando c'era bisogno, sono contento di lui, ecco, domenica. Allora, diciamo, stringiamo i denti per questo periodo, speriamo che noi Babbo Natale arrivi un po' prima. Speriamo. 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 Non ci porti Babbo Natale arrivi prima e la Befana non ci porti il carbone, perché per ora tanto carbone si è preso, ma tanto, 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 tanto. Speriamo che finisca questo 2018, Mamma mia, guarda, perché per speriamo che noi. finisca, perché era iniziato bene l'anno scorso, cioè l'anno scorso, la stagione
passata, ha fatto playoff, si è sfiorato il salto di categoria, ma la fine del 2018 è stata drammatica. Speriamo, te l'ho detto, che finisca prima possibile. Vabbè, diciamo, in società abbiamo deciso che la prossima presentazione della squadra avremo un invito particolare al vescovo, sì, perché. Non il prete del luogo non penso non basti. Io sì, ma io lo chiamerei già ora. E fissiamolo subito, sì, per gli impegni. Venisse anche a benedire un po' gli spogliatoi, il campo, che vedesse tutto ritorna alla normalità. No, allora, con il solito in bocca al lupo. Sì, Guglie, in bocca al lupo, il Palermo non ha giocato, perché era primo il campionato, quindi siamo sempre primi. Noi in rosanero, speriamo. Che domenica vinciamo. E noi rosanero e noi bianca azzurri. Grande Guglie.